più che parlare della complessità del bambino, bisognerebbe parlare della complessità dei genitori, perché il bambino si sintonizza sui genitori che soffrono. E quindi, quindi non è tanto il bambino che è complesso, ma è complesso il genitore che si trova. E quindi, siccome in questo momento sociale noi ci troviamo con una problematica importante della funzione genitoriale, e allora di conseguenza noi possiamo vedere tutto un assortimento di diversi bambini che funzionano in modo diverso in funzione di come funzionano i propri genitori. Il valore sintomatico del non andare a scuola, quello era rinforzato, per esempio, dai genitori che hanno la necessità di vedere il figlio con alti livelli di efficienza scolastica, e quindi lo pressano e lui si protegge con l'opposizione. Oppure anche bambini che non vengono osservati, che non vengono visti nella loro vita dai propri genitori. Che allora un genitore che non vede il proprio figlio, ma che lo vede con gli occhi del figlio che vorrebbe, questo figlio fa di tutto per cercare di farsi vedere, o compiacendo quello che il genitore si aspetta, oppure all'opposto, per esempio diventando provocatorio, irritabile, iperattivo, perché in questo modo irrita il genitore e si fa vedere. Altre situazioni sono invece la complessità che i bambini hanno nelle famiglie multiproblematiche. E lì la complessità del bambino si vede come il bambino in una famiglia multiproblematica ha delle grandi risorse, ma che gli servono per proteggersi dalla sofferenza, e può manifestarsi in diverse modalità, o congelando le emozioni, o diventando identificato con il genitore violento, il genitore aggressivo. Quindi noi possiamo vedere una multiforme assortimento di bambini in base al funzionamento dei propri genitori.